Il governo promette un tavolo di concertazione, ma ai pastori sardi questo non basta. Se il prezzo del latte di pecora, crollato insieme alle vendite del pecorino romano, non tornerà a salire, migliaia di aziende e caseifici rischiano di chiudere o di trovarsi alla fame. Le 5 ci si alza per procedere alla mungitura, che mungo intorno 200-250 litri di latte, mi ritrovo con 60-70 euro di utile. Secondo gli allevatori, il prezzo attuale, sceso a 60 centesimi al litro, rischia di scatenare una crisi senza precedenti. Noi ci limitiamo a produrre, produrre bene, produrre qualità, però non possiamo essere noi allevatori a dover pensare, oltre a produrre, anche tutto quello che è la catena del commerciale. Con 12.000 fattorie e 30.000 operatori, la Sardegna copre metà del settore equino nazionale, ma di fronte alla prospettiva di una vita da pastori, molto dura e via via meno redditizia, sempre più ragazzi scelgono di emigrare. Noi abbiamo due figli, una ragazza e un ragazzo, e purtroppo sono all'estero. Torneranno. Spero. Spero di sì. Meglio buttarlo via che venderlo per una miseria. Così un milione di litri di latte ovino ha imbiancato le strade della Sardegna. Adesso, alla vigilia delle elezioni regionali, la politica e il settore caseario devono dare delle risposte importanti a questa crisi infinita. Stefania De Michele per Euronews da Arbus, Sardegna.